Oggi gli schippi di toilet hanno invaso People Playground e alleandoci con i cameraman giganti e gli speakerman dovremo sconfiggerli tutte. Infatti alla fine del video ci sarà una battaglia epica tra l'esercito dei cameraman e l'esercito degli schippi di toilet, che sono stranissimi. C'è lo schippi di toilet Aggy Waggy Bam Bam, c'è quello gigante spara laser. Ragazzi, voi non potete capire quanto sia figo questo video. Siete curiosi di sapere come faremo a sconfiggerli tutti? Restate con me fino alla fine per scoprirlo. E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione. Hai sentito? Gli schippi di toilet giganti, quelli con i razzi, uno schippi di toilet Aggy Waggy, uno schippi di toilet Garden of Bam Bam, ce ne sono tantissimi, anche la versione ragnoide, hanno invaso People Playground e adesso dovremo sconfiggerli insieme. Certo, come sempre li sconfiggerò da solo, perché tu e Johnny siete inutili, ma comunque possiamo provarci. A me fanno paura tutti quegli schippi di toilet, soprattutto la versione ragnoide e la versione Aggy Waggy. Cioè, che schifo! Un Aggy Waggy che esce da un cesso, ma te lo immagini? Poggo, devi stare calmo. Possiamo affrontare qualsiasi pericolo insieme. Ricorda la tecnica della meditazione. Pensa a qualcosa di bello, pensa a qualcosa che ti rende felice e poi vedrai che starai meglio. Fidati, a me funziona sempre. Va bene, allora ti metterò questo fantastico collare esplosivo. Oh, hai presente Sole Enigmista? Ecco, ti presento Poggo l'Enigmatico. Comunque, questo collare, se non farai esattamente ciò che ti dirò, esploderà. Guarda, c'è anche... Scusa. Un attimo, Marcello, che non ho l'equilibrio. Lo vedi questo telecomandino? Se premerò il pulsante rosso, la tua testa farà BOOM! BOOM! Sì, farà BOOM! E a me piace quando le cose fanno BOOM! Ragazzi, a Poggo gli è volato il braccio? È volato anche Poggo ed è atterrato sul telecomando? Ma Marcello è ancora vivo? Marcello, almeno tu rialzati. Cioè, Marcello è riuscito a salvarsi dall'esplosione della sua testa? Perché sono... non credo si sia salvato. Credo che gli si sia spezzata la testa. Ma così, giusto per curiosità, sto telecomando funzionava o no? Oh no, ha iniziato a lampeggiare? Mi sa... di sì. Ma questi collari esplosivi funzionano alla grande. Johnny, per favore, portami un altro clone di Marcello. Subito. Ah, e pulisci tutto questo casino. Grazie. Oh mio Dio, non ho più il braccio. Ma che schifo. Marcello, adesso tu parlerai, perché mi dovrai dare delle informazioni importantissime che mi aiuteranno a salvare il mondo di People Playground dagli schippi di toilet. Ma prima dovrai scegliere come morire. Ok? O con questo fantastico collare elettrico che per ora è settato alla potenza minima, quindi non farmi arrabbiare, oppure ti lancerò io personalmente su quella barchetta di legno e dovrai scappare dal mio mostro marino gigante mangia persone. Allora cosa scegli? No, il mostro no, ne ho già visti troppi qui su People Playground. Va bene il collare elettrico. Allora, che vuoi sapere? Ti dirò tutto, te lo giuro. Paura. Sei consapevole che adesso imposterò il collare elettrico al massimo e dopo aver ricevuto tutte le informazioni ti darò anche in pasto al mostro? E non vedo l'ora. Non so perché, ma lo immaginavo. Ma che vita triste. Ma perché dovevi clonare proprio me? Non potevi farlo con Johnny? Non lo so, con un procione? Perché io? Perché in fondo, molto in fondo, molto in fondo, io ti voglio bene. Per questo ti torturo.
culo! Non funziona proprio così, ma dettagli. Oh, ma ancora parli, cioè, devi parlare, ma devi dire cose utili. Dove si trovano i cameraman? No, è uscito del fumo da Marcello. Lo stavo cuocendo con l'elettricità. Voglio impostare, sì, il livello di elettricità su alto. Allora, mio caro Marcellino, scusa, è che non so camminare. Aspetta, Marcello, no, Marcello! Marcello, non cadere nell'acqua, mamma mia, l'ho salvato al pelo. Il mostro già stava sbavando, guardalo, sì, dammi Marcello, ti prego. Devo nutrirmi, sì, guarda quanto è brutto. Ma che mostro è questo? Marcello è impostato a livello massimo, quindi vedi di parlare subito, perché sto finendo la pazienza, ok? No, allora, non so bene il posto, sono due torri collegate con un ponte, non lo so dove si trovi, probabilmente lo sa Johnny perché stava andando da quelle parti per fare degli esperimenti, per prendere dei liquidi strani, per delle siringhe che usi su di me, ok, adesso ho capito. Comunque parla con lui, so solo che si trovano in questo posto sia i cameraman che gli speakermen e stanno organizzando una rivolta contro gli schibi di toilet, ma non so se ce la faranno senza le tue armi, sono troppo pochi e soprattutto gli schibi di toilet sono troppo forti, quindi Poggo dovrai pensarci tu. Se mi togli questo collare ti giuro che ti do una mano, davvero. Capo, sono due ore che cerco di contattarla, io sono qui. No, ma è crollato il ponte! E lì c'è un cameraman! Ma ci credo che questi non lo uccideranno mai, gli schibi di toilet! Si ammazzano da soli! Ma è caduto anche il cameraman! Ma dove sono finiti? Ah, ecco il cameraman ed ecco Johnny! Cioè, due imbecilli! Capo, le lascio un messaggio in segreteria, anche perché non potrò mai più lasciare messaggi, visto che sto morendo! Aia, la testa! Le consiglio di portare tantissime armi se deve sconfiggere gli schibi di toilet, perché questi tizi sono davvero degli imbecilli! Poggo, allora, prima che tu prema quel tasto, perché tanto già so che lo premerai, ti consiglio di girarti, perché Poggo, girati e basta! Marcello, ma ti stavi davvero spaventando per questo mini skibby di toilet che non fa paura neanche a se stesso? Tu ti rendi conto che dovremo affrontare quello ragno, quello aggi waggi, quello bambane e poi quello gigante boss finale? Cioè, secondo te io mi metto paura di questo schifoide piccolissimo? Dov'è? Visto? Facile e veloce! Di le tue ultime parole! Questo credo sia l'amico che è venuto a salvarlo. Ma mi ha fatto malissimo. Ma come ha fatto a spezzarmi a metà? Cioè, ragazzi, sono stato spezzato a metà da un cesso. Adesso gli faccio sbattere la testa contro l'altro cesso. Sei. Maledetto. Così ti impari. No, aspetta, per favore. Stai buono e non distruggere niente. Cioè, se mi stanno dando fastidio questi, ragazzi, immaginate quelli giganteschi. No, devo per forza andare dai cameraman e dagli speakermen. Devo parlare con quello titanico. Mi serve una mano e mi serve anche l'altra parte del corpo, ma dettagli. Sto arrivando. Prima però devo togliermi un piccolo sfizio. Oh mio Dio, è caduto direttamente nell'acqua. Vai mostrone, è il momento di fare la pappa. Mamma mia, guarda, se lo sta mangiando. Che cosa è successo? Stava per colpire me? Dove vai? Devi mangiare Marcello, imbecille. Mangia Marcello. Sì, fagli fare la pappa. Aspetta, posso azionarlo sott'acqua? No, sì, ma adesso elettrifico anche il mio mostrone. Oh, e mangiatelo. Mamma mia, ti spacco. Ragazzi, ho spaccato i denti del mio mostro. Gli è rimasto solo un dentino. Mostrone, mi dispiace. Perdonami, vabbè. Nel dubbio ti lascio Marcello. Buon appetito. Questo ponte è leggermente traballante. Infatti non mi fido molto. Ti prego non cadere.
Ragazzi, mi serve una mano e mi serve anche in fretta. I vostri acerrimi nemici, ossia gli schipi di toilet di tutti i tipi, hanno invaso questo mondo, il mio mondo di People Playground, e mi serve un aiuto per poterli sconfiggere. Io vi darò tutte le mie armi più assurde, voi in cambio mi darete tutti i vostri uomini. Più ne sono, meglio è. Va bene, Poggo, per noi non ci sono problemi. Prima però dovrai affrontare la sfida dello speaker titano. Vai all'entrata del tempio, lui ti sta aspettando. E se ve lo chiedessi puntandovi una pistola in faccia, sarebbe più facile? Sempre queste sfide, 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 ancora sfide. A me serve una mano subito. Sì, magari vado a fare la sfida del titano. Qui non è successo niente. Io me ne vado. A tra poco. Vado. Vai, Poggo. Vai, Poggo. Ma tra tutti quanti, proprio a Poggo dovevamo dare una mano? Che è un pazzo totale. Aia, mi fa male tutto. Che dolore! Madonna, ragazzi, ma è veramente uno speaker titano! Ma è grande quanto la torre! Cioè, è gigantesco! E ha anche un bazooka! Un bazooka funzionante attaccato alle mani! Signor speaker gigante, mi sono seduto sul tetto per precauzione. Mai dire mai, prende di nuovo fuoco tutto. Posso scappare in velocità con un elicottero. Allora, quale sarebbe questa grande sfida? Abbiamo scoperto che i due cameraman giganti, che sono a protezione della torre a sinistra, ci hanno traditi per allearsi con gli schibi di toilet. Stanno organizzando un contrattacco contro di noi. Ah, ho detto troppe volte contro e sono diventato stupido. Sconfiggili e ti darò il mio aiuto, anzi l'aiuto di tutti noi. Altrimenti userò questo bazooka per distruggere te, la base e tutti quanti. Ok? Sì, aspetta, ho capito, con calma. Calma, stai tranquillo, ci penso io, sono un professionista nell'ammazzare certi tipi di mostri e anche persone tipo Marcello, ma questi sono dettagli, arrivo subito. Salve amici, io sono Poggo e sono qui per uccidervi, vai Johnny, adesso! Poggo, c'è stato un piccolissimo problema, non riesco a sparare, mi si è staccato il braccio, non è che potresti pensarci tu, almeno per questa volta? Grazie. Sei il solito inutile imbecille. Ci penso io, altro che cecchino. Aspetta che prendo la mira con un bazooka. Dite le vostre ultime parole. Anzi, fate le vostre ultime registrazioni. L'avete capito perché siete delle telecamere. Sei maledetti traditori. Vi ammazzo tu. No, aspetta, ho sbagliato. Ho distrutto la torre di sinistra, ma almeno i traditori sono morti. Perfetto. Adesso devo solo ritornare da quello gigante. Aia. Che botta. Cosa, gigante imbecille? Io ho fatto... No. Aia. Stavo dicendo, io ho fatto... Li ho ammazzati, quindi per favore dammi il tuo esercito, dammi i soldi e andiamo ad ammazzare gli schibi di toilet giganti. Aia, mi sono un po' fatto male alla testa. Aspetta che mi siedo. No, la sedia. Vabbè, diciamo che mi sono seduto. Dettagli. Mi dispiace, ma il traditore qui in mezzo sono io. E adesso farò saltare in aria tutto. Idiota, guarda che lo sapevo già. Chi è che va in giro con un bazooka? Ah, Johnny, aspetta, maledetta sedia. Johnny, perfetto. Attiva il piano B, subito. Aia. Mi si è spezzato il collo. Macchina lancia pronta all'azione. Colpire le gambe. Oh mio Dio. No, non sta funzionando. No, Johnny, fai esplodere tutto, veloce. Pioggia di bombe. Oh mio Dio. No. Ma come fa ad essere ancora vivo? Ma è fortissimo! Io ormai praticamente mi sono fuso con la sedia. Sono diventato io stesso la sedia. Vai Johnny, lancia la bomba atomica. Dobbiamo sconfiggerlo prima di poter uccidere tutti. Aia, gli schipi di toilet. Kawabunga! Oh mio Dio! Credo sia sparito lo speaker titano. Credo sia sparito proprio tutto.
Però la base è ancora tutta in piedi, ok? Sta prendendo fuoco, ma questi sono dettagli trascurabili. Ragazzi, sono contento che voi vi siate uniti al mio esercito, imbecille. Guarda che ti vedo. Pensavi davvero di mimetizzarti in mezzo a dei tizi con delle teste di telecamera? Eh? Idiota, te la faccio saltare la testa. Altro che telecamera. Stavamo dicendo, la situazione è molto più grave del previsto. L'esercito degli schibbi di toilet si sta avvicinando. Ci sono quelli piccoli, ci sono quelli ragno, c'è Aggi Waggi schibbi di toilet, Bam Bam schibbi di toilet. Ci sono anche quelli imbecilli, ma comunque fanno numero. Ma non finisce qui. C'è anche il boss di tutti gli schibbi di toilet che lancia dei raggi laser. No, questo sarà difficilissimo da sconfiggere. Ma poi guardate quanto è grosso rispetto agli altri, cioè è immenso. Preparate le armi, è il momento di combattere. Sì, c'è un problema. Nessuno ci ha dato le armi. Come facciamo? Johnny, ma ti sei scordato di dare le armi ai miei cameraman? Ma sei stupido? Vabbè ragazzi, usate i pugni, ok? Carica! Distruggiamo gli schibi di toilet, sì! All'attacco, andate contro il primo! Oh! Oh! L'hanno spiaccicato, sì! Di più! Di più! Lo dovete far saltare in aria! No, si è spezzato! Va bene, procediamo contro quelli ragno! Vai! Possiamo... che fatica! Aspetta, ti calpesto! Anzi, aspetta! Ti ammazza! Sì, mi si è spezzata la testa! Vai ragazzi, vai! Possiamo farcela! Saltate su quello ragno! Arrallenti! Oh! Sì! Aspetta! Fatelo cadere su quell'altro! No, è difficile! Aspetta! Mi è venuta un'idea, ma se io facessi schiacciare con la zampa l'altro... Sì! Ha funzionato! Anche questo è morto! Maledetto imbecille, ti stacco la testa! Via! Ok, piano! Dobbiamo ucciderli tutti, anche se stiamo per arrivare a quelli molto, molto brutti! Ho preso la pistola con la quale ha ucciso Marcello! Aspetta, mamma mia, muori, no, vabbè, la pistola ha iniziato a sparare da sola e ha ucciso un ragno, ma lui è morto, è caduto su un altro cesso, aspetta, possiamo prenderlo a pugni forse, prendo, a pugni no, non possiamo più prenderlo a pugni, e va bene, come Tanjiro, a testa. Sì, questo e anche questo. Bravo cameraman. Tu sei uno dei più coraggiosi, sì. Fate largo, devo passare con il mio carro armato. Oh mio Dio, guarda. Sono salito sugli schibi di toilet. Piano. Vai, oh mio Dio. Oh, ne ho distrutto uno. Sì, no, ho buggato tutto. Però Bam Bam è volato via e Aggi Waggi si è buggato nel carro armato. Oh mio Dio, sto combinando un casino. Aspetta, mi è venuta un'idea. Se io provassi a fare una cosa del genere... No, spara! Vabbè, allora li schiaccio. Non fa niente, maledetti carri armati. Mi servono quelli di Cat. E adesso... passiamo a noi due. Oh no, è caduto un Aggi Waggi dal cielo, ma dettagli... Passiamo a noi due, mamma mia ragazzi, ma quanto è grosso. Prima però devo vedere se quel raggio viola fa effettivamente male. Marcello, tu ovviamente sarai la mia cavia. Oh mio Dio, stava giocando a pallavolo con il suo corpo sul raggio laser. Lo ha diviso a metà. Guarda, sto spawnando i Marcelli e li sta disintegrando, ma è fortissimo! Lo so che io e te non ci conosciamo, ma ti ho creato io, schibi di toilet razzo, per queste evenienze dovrai lanciarti contro lo schibi di toilet finale gigante, che tra l'altro ha smesso di sparare, stavo scherzando. Vai, lanciati contro! Carica! Oh mio Dio, ma esplode? Ma si può fare? Come faccio? Glielo tiro addosso! Oh! No, ragazzi, si è buggato lo schibi di toilet gigante! Che sta succedendo? Ma c'è un modo per ucciderlo, dai! Oh mamma mia, sta distruggendo qualsiasi cosa con i suoi raggi laser! Johnny, è arrivato il momento! Prepara l'arena delle bombe atomiche, subito! Capo, l'arena è pronta, però deve mandarlo qui! Veloce, che dolore! Sta arrivando! Esplosione! Oh mio... What?
Ragazzi, ragazzi, non so se lo vedete. È esploso tutto e si sta buggando ancora di più. Cioè, guardate che sta succedendo. Ma non ha più la testa. Vuol dire che ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sconfitto lo Skibidi Toilet Supremo su People Playground. Aspetta, ma queste bombe possono esplodere? No, mi sa di no. Ce l'abbiamo fatta. Al prossimo video.